Tra contestazioni e polemiche la legge elettorale è arrivata alla prova finale. La terza fiducia è passata stamattina con 309 sì, ma ci sono timori per il voto, finale a scrutinio segreto. Una giornata segnata ancora dalle proteste col Movimento 5 Stelle e la sinistra che accusano il governo di aver sequestrato la volontà degli elettori. In piazza Roma anche Beppe Grillo e nuove polemiche poi sull'emendamento per il voto all'estero, già ribattezzato Salva Verdini. Dalle 16.30 allo speciale del nostro telegiornale con Enrico Mentana. È il giorno dell'orgoglio nazionale in Spagna, a Madrid è la parata che ricorda la scoperta dell'America, ma sulle celebrazioni grava l'ombra della secessione. Il premier Rajoy ha concesso alla Catalogna 5 giorni di tempo fino a lunedì per fermare l'indipendenza, altrimenti la regione sarà commissariata. Tensione a Barcellona durante la manifestazione degli unionisti che sono tornati in piazza. Per Cesare Battisti sembra più vicina all'estradizione dal Brasile. Il presidente Temer avrebbe deciso di revocare lo status di rifugiato politico all'ex terrorista. Si aprirebbe così la strada al trasferimento in Italia se il Supremo Tribunale federale non dovesse concedere l'habeas corpus richiesto dai difensori di Battisti. Dall'Istat un dato allarmante sulla corruzione e sul voto di scambio, prassi tristemente consolidata. Ad oltre 1.700.000 italiani, il 3,7% della popolazione tra i 18 e gli 80 anni, sono stati offerti denaro, favori, regali o anche la promessa di un lavoro per averne in cambio il voto alle elezioni amministrative, politiche o europee. Un altro suicidio assistito riaccende il dibattito sul biotestamento e su una legge ancora ferma in Senato. Un veneziano di 59 anni, paralizzato dal 1977, ha scelto di morire in una clinica svizzera e in una drammatica lettera ha spiegato le ragioni della scelta, denunciando di essere stato abbandonato dalle istituzioni. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Una buona giornata da telegiornale della 7, dunque ci siamo, calendario alla mano, dopo l'ultima votazione arriva il voto più temuto, quello meno prevedibile, ma quello decisivo per far passare una legge elettorale fortemente voluta dal governo, dall'esecutivo che ha posto la fiducia e per questo fortemente osteggiata da parte delle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle, per il quale anche oggi è una giornata di mobilitazione, lo vedremo, ma anche da parte della sinistra. Dunque lo scrutinio segreto, quello che in passato ha affossato leggi che sembravano a un passo dalla loro realizzazione. Vediamo com'è andata stamattina e cosa ci si aspetta nella giornata. Cominciamo da qui. 309 i sì, 87 i no, 6 gli astenuti. Questi i numeri della fiducia numero 3 sulla legge elettorale arrivati un'ora fa da un'aula della Camera semideserta. Ma dove premono ancora le polemiche per la scelta della fiducia giustificata oggi dal PD Fassino come un atto estremo a gesti altrettanto estremi perché era conclamato che il voto segreto era finalizzato a destabilizzare la legge e il quadro politico e come una cosa indegna da possibile concivati. Una mossa della disperazione dopo tanti fallimenti di una legislatura che non esito a definire legislatura vergogna. In un quadro per ora caratterizzato da assenze, quelle del governo, presente in aula finora a ranghi ultra ridotti, da forti contestazioni, quelle dei 5 Stelle, di MDP e di Sinistra Italiana, ieri in due piazze romane diverse, di critiche, Fratelli d'Italia, di silenzi del Premier Gentiloni e di prese di posizione eccellenti come quella dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano che interverrà al Senato contestando stavolta la scelta di mettere la fiducia. E poi ci sono le varie dissidenze dentro il PD, dove si registrano per motivi più diversi malumori su cui insiste Di Battista. Parte un piccolo manipolo di lacchè di Renzi, cioè Renzi vi sacrificherà, è normale, non vi ricandiderà. Quindi adesso voi per disciplina di partito che viene dal vostro antico partito comunista avallerete evidentemente la richiesta appunto che vi fa il proprio partito, ma non vi ricandida. Ma anche dentro Forza Italia, laddove molti, specie al sud, intravedono poche possibilità di ripresentarsi, con Sisto che inneggia a Berlusconi. Noi mostriamo responsabilità e coerenza, noi non siamo per l'Italicum punto uno, il Rosatellum punto due, noi siamo per il Berlusconi punto sempre, questo è il nostro punto di riferimento.
Non manca nemmeno la sorpresa dell'ultima ora. L'hanno subito ribattezzata emendamento Salva Verdini, l'ultimo caso scoppiato sul cammino della legge attualmente in discussione, anzi in votazione alla Camera. Prevede la possibilità di candidarsi nelle circoscrizioni estere anche per i residenti in Italia. Lo ha presentato Alternativa Popolare di Alfano. La firma è quella del capogruppo Lupi, il quale dice: io sono pronto a ritirarlo, me lo ha chiesto il PD. Il quale PD, per bocca di Fiano, prova a spiegarlo così: serve a garantire reciprocità. A difenderla anche Sisto di Forza Italia. Una norma giusta, al netto dell'interpretazione e delle possibili conseguenze in commissione non c'è stata alcuna polemica quando è stato approvato. È una scelta costituzionalmente legittima. All'attacco vanno invece 5 Stelle con la Taverna. Vogliono l'inciucio Renzi, Berlusconi con il sostegno di Alfano, Verdini, Casini, che entrano in Parlamento solo a colpi di trucchetti. PD, Forza Italia, Lega e Alternativa Popolare continuano però a mostrare ottimismo fondato sui numeri che saranno decisivi nel voto finale, quello che per regolamento dovrà essere per forza segreto e che dovrebbe arrivare entro stasera. Allora, questi sono i tempi dell'Aula, poi ci sono i tempi della piazza, mi verrebbe da dire altrettanto imprevedibili nei toni, nei modi, anche se un antipasto che abbiamo avuto dal punto di vista della mobilitazione grillina nella giornata di ieri. Oggi dovrebbe esserci un contributo in più, quello di Beppe Grillo. Allora, buongiorno Stefano Ferrante, qual è la situazione e che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi? Buongiorno, dunque lo abbiamo appena sentito, il terzo voto di fiducia è passato liscio e ora si stanno votando gli emendamenti con scrutinio palese agli altri due articoli della legge, il quarto e il quinto, e poi si andrà alla presentazione degli ordini del giorno e quindi al voto finale, quello più temuto perché è un voto che deve essere per regolamento segreto. E lì i franchi tiratori, i tanti parlamentari o i pochi parlamentari che si sentono sfavoriti da questa legge, che temono di non essere magari ricandidati o che comunque non la condividono, delle quattro forze. Allora, stiamo vedendo le immagini ma non abbiamo più il ritorno del nostro inviato. Le immagini che si riferiscono, dicevamo, alla mobilitazione, la mobilitazione grillina annunciata, preannunciata anche per la giornata di oggi, così come per quella di ieri, dicevamo, con la possibile presenza in aula e poi in piazza di Beppe Grillo, un fronte che resta aperto dal punto di vista della mobilitazione anche da parte sinistra, che ha definito un atto eversivo la fiducia sulla legge elettorale. Vi ricordo che per tutto questo l'appuntamento per seguire la lunga giornata dentro l'aula ma anche in piazza, cioè lo speciale di Enrico Mentana del nostro telegiornale dalle 16.30 in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti di una delle giornate più lunghe, forse una delle ultime così decisive per questa legislatura. E poi ci sono le altre notizie del nostro telegiornale a cui andiamo con un nuovo braccio di ferro che nella giornata di oggi si è capito in chi direzione andrà. Allora, mi dicono che forse abbiamo ancora il collegamento con Stefano. Stefano, andavi a chiudere su quello che ci attende. Sì, intanto ci attende la suspense del voto segreto, non si sa ancora quando sarà perché le opposizioni potrebbero fare un po' di ostruzionismo in aula presentando alcuni ordini del giorno, potrebbe slittare di qualche ora, qualcuno dice addirittura domattina, più probabile in tarda serata, nel tardo pomeriggio. E poi ci sarà la piazza perché i partiti contrari, che sono, lo ricordiamo, i 5 Stelle, MDP, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia, si sono mobilitati, non Fratelli d'Italia che resterà nelle aule parlamentari a manifestare il suo dissenso, ma gli altri si sono mobilitati, alcuni ieri e altri lo faranno anche oggi. E questi rumori che sentite sono dei 5 Stelle che cominciano a radunarsi davanti al Palazzo di Montecitorio, dove potrebbe palesarsi tra non molto Beppe Grillo, che forse farà capolino prima in tribuna, nella tribuna riservata al pubblico dell'Aula della Camera. Sono momenti ovviamente di tensione più fuori che dentro, perché abbiamo visto che tutto sta procedendo secondo i piani dei sostenitori della legge, voti di fiducia, voti sugli emendamenti a scrutinio palese e poi il grande punto interrogativo del voto finale. Quindi si andrà al Senato. Al Senato il governo è intenzionato, già circola la voce ma pare scontato, a porre anche lì la fiducia, e ci sarà il secondo capitolo della partita che sono intenzionati i sostenitori della legge a chiudere prima del voto regionale siciliano, che potrebbe dare qualche scossone.
Grazie Stefano, grazie e buon lavoro. Allora dicevamo con te, con tutti i nostri inviati, appuntamento allo speciale delle 16.30. C'è un'altra data che riguarda Roma e che sta creando molta tensione anche a livello istituzionale, quella del 28 ottobre, perché Forza Nuova ha annunciato una manifestazione, una marcia, non una data qualunque, 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma che nel 22 portò il fascismo al potere. In particolare sul sito Facebook l'organizzazione di estrema destra dà appuntamento per quella che viene chiamata la Marcia dei Patrioti, iniziativa sulla quale, lo ricorderete, nelle scorse settimane c'era già stato il no del ministro dell'Interno Minniti. Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore parla di un corteo costituzionale per le libertà degli italiani già autorizzato. Poco fa Minniti invece ha confermato non ci sarà alcuna autorizzazione. Allora, andiamo all'altro fronte, quello spagnolo, anche quello in continuo aggiornamento. Oggi è una giornata di festa, festa nazionale per tutta la Spagna a Madrid, ma lo stesso Rajoy non ha nascosto nelle parole di ieri che forse uno dei momenti più critici, più difficili da gestire per l'intero paese. E allora forse stridono un po' che le immagini che ci arrivano da Madrid, la sfigata militare di questa mattina, poi il ricevimento, tutto con quell'ultimatum che pesa su Madrid così come su Barcellona. Manca ancora un'interpretazione autentica di quella che è l'indipendenza di cui ha parlato Puigdemont. Entro lunedì bisognerà fare chiarezza. Dunque Flavia, giornata di festa, ma la festa resta sullo sfondo oggi. Sì, però in realtà la festa è finita mezz'ora fa, adesso è in corso il ricevimento al Palazzo della Zarzuela, dove il re Filippo ha invitato Rajoy e altri importanti rappresentanti del governo. La sfilata è cominciata alle 10:30 del mattino in Plaza Castilla, qui vicino. Il palco d'onore, nel palco d'onore c'erano naturalmente Rajoy, il ministro della difesa Maria Dolores de Cospedal e poi il re con sua moglie e le loro bambine. È un giorno importante per la Spagna perché forse è stato il destino a mettere questo 12 ottobre proprio lungo il percorso che porta a lunedì. Entro lunedì alle 10, come sappiamo, Puigdemont dovrà dire se conferma o no la dichiarazione di indipendenza, dopodiché in quel caso o anche in caso di un eventuale silenzio assenso ha tempo fino a giovedì 19 alle 10 per rettificare. Il re e il presidente del governo spagnolo Rajoy sono apparsi in perfetta simbiosi mentre sfilavano i circa 4.000 uomini e donne della Guardia Civile, della Polizia Nazionale e dell'Esercito. C'è stata anche una esibizione della Patrulla Águila, l'equivalente delle nostre frecce tricolori, che purtroppo però si è conclusa con un incidente mortale. Un Eurofighter è precipitato nel rientro verso la base di Albacete. La gente adesso sta tornando verso casa, è importante, lo stesso termine è stato usato dal re nel suo discorso di martedì scorso alla nazione e da Rajoy. Il re ha parlato di deslealtà inammissibile, una definizione che non ha bisogno di traduzioni, mentre Rajoy ha definito Puigdemont e i suoi pericolosi e sleali. Adesso naturalmente vediamo cosa succede, qualche parola potrebbe dirla Rajoy nel pomeriggio incontrando i cronisti ammessi al ricevimento alla Zarzuela. Domani mattina c'è un Consiglio dei Ministri, a questa sfilata alla quale hanno assistito migliaia di spagnoli con le bandiere che gridavano anche Puigdemont en prisión, cioè galera, manette per Puigdemont. C'erano tutti i presidenti delle comunità autonome, che sono 17, ne mancavano due. Uno è Íñigo Urkullu, il leader basco, e l'altro ovviamente è Carles Puigdemont. Penso di essermi prolungata, vado avanti? No. Va bene così Flavia, va bene così. Grazie, buon lavoro e buona giornata a te. Adesso passiamo all'altra piazza, quella di Barcellona, che per la verità ancora oggi è stata segnata dalla protesta, dalla mobilitazione, dalla voglia di esserci, di farsi sentire degli unionisti. Coloro che vogliono un paese unito hanno occupato la piazza, non sono mancati momenti di tensione, è un ulteriore assedio in qualche modo, pressione a Puigdemont che a sua volta deve gestire anche l'insoddisfazione invece degli scissionisti, quelli più radicali, quelli che pretendevano, volevano, si aspettavano uno strappo più deciso nei confronti del governo centrale. Dunque a Barcellona andiamo con un altro dei nostri inviati, Damiano. Allora anche lì è una situazione, vedo, di mobilitazione, anche di festa e di rivendicazione in qualche modo. In qualche modo sì, ma in qualche modo anche no, perché con l'aumentare della tensione politica tra Madrid e Barcellona
aumenta anche la tensione di queste manifestazioni che non sono più pacifiche come lo sono state in passato. In particolare quelle degli unionisti, non solo per i cori che richiedono appunto l'incarcerazione di Puigdemont, ma questa mattina per la prima volta abbiamo visto degli scontri anche molto violenti, quando un gruppetto di estrema destra si è incrociato in un bar qui vicino della piazza, probabilmente con qualcuno che non la pensava come loro, si sono azzuffati, è intervenuta la Guardia Civile, sono intervenuti i Mossos de Squadra, è intervenuta la polizia locale, il bar è stato devastato. Dopodiché è stata riportata la pace e la manifestazione, come vedete alle mie spalle, si va concludendo in questo momento. Dicevamo, soprattutto chiedono l'incarcerazione di Puigdemont, che per ora non ha ancora risposto alla domanda di Rajoy se ha o non ha dichiarato l'indipendenza della Catalogna, ma ha risposto con un Twitter dicendo: prima ci chiedono di negoziare e poi mettono sul tavolo l'articolo 155, ho capito tutto. L'articolo 155 che in ultima analisi significa proprio la rimozione di Puigdemont dal governo locale della Catalogna, rimozione che secondo la stampa locale, che ha intervistato alcune delle persone prese dalla Guardia Civile il 20 settembre scorso, doveva avvenire direttamente in quel giorno se non fossero state fermate proprio dalla sollevazione di piazza. Circa 50.000 persone hanno impedito alla Guardia Civile di arrestare proprio in quella data lo stesso Puigdemont. Ovviamente qui al Parlamento è ancora ferma la dichiarazione, quella che hanno firmato nei giorni scorsi. Ieri il vice di Puigdemont, Jordi Turull, aveva detto: se non ci daranno l'opportunità di dialogo che chiediamo, quella dichiarazione, che per ora è stata firmata ed è solo una carta privata tra i parlamentari, verrà presentata immediatamente in Parlamento e nessuno potrà avere più dubbi che la Catalogna è divenuta una repubblica autonoma ed indipendente. Come vedi qua alle mie spalle la piazza per ora è calma, si va svuotando, la manifestazione anche qui è finita per la prima volta, lo ripeto, con degli scontri. Cristina. Grazie Damiano, grazie e buon lavoro naturalmente anche a te. Adesso veniamo a un'altra notizia davvero importante che seguiamo da lontano ma che riguarda da vicino il nostro paese e la sua lunga storia giudiziaria. Cesare Battisti, qualcosa si muove rispetto a quella decisione vecchia del 2010 dell'ex presidente Lula brasiliano che ha consentito all'ex terrorista di vivere in pratica in Brasile da cittadino libero. Poco fa il ministro Orlando ha detto: non è il momento di parlare, è il momento di agire, abbiamo fatto il possibile per l'estradizione e filtra in questi minuti che la polizia brasiliana sta monitorando i movimenti e la casa dove ha posto la sua residenza Battisti. Aveva brindato alla sua scarcerazione e dato interviste nelle quali diceva di sentirsi protetto e assolutamente tranquillo quanto al suo diritto di rimanere in Brasile, senza alcuna restrizione, aveva aggiunto con una certa spavalderia. Ma questa volta Cesare Battisti, latitante dei due mondi, in fuga dalla giustizia italiana ormai da più di 30 anni, trascorsi tra la Francia e il Brasile, potrebbe aver sbagliato i suoi calcoli, se è vero che l'atteggiamento nei suoi confronti da parte dei vertici dello Stato è profondamente cambiato da quando nel 2010 il presidente Lula lo salvò dall'estradizione con un decreto fatto su misura per lui. Il nuovo capo dello Stato, Michel Temer, ha sulla vicenda un'idea opposta e secondo molte fonti avrebbe già deciso non solo di revocare il decreto Lula sullo status di rifugiato, ma di procedere in tempi rapidi alla sua riconsegna all'Italia, dove Battisti deve scontare una pena a due ergastoli. Una soluzione, quella della estradizione, contro la quale la difesa dell'ex terrorista dei PAC ha già dato da tempo il via ad un fitto fuoco di sbarramento. Gli avvocati di Battisti avevano ottenuto dal giudice d'appello la scorsa settimana la sua liberazione dal commissariato di Corumbà, città ai confini con la Bolivia, dove era stato detenuto con l'accusa di esportazione illegale di valuta. Per gli avvocati di Battisti non è ricevibile una seconda richiesta di estradizione dopo la bocciatura della prima, oltre al fatto che il latitante ha in Brasile una moglie e un figlio di 2 anni che dipendono economicamente da lui. Ma ora Battisti punta tutto sulla richiesta di habeas corpus avanzata il 25 settembre e diretta alla Corte Suprema, che più di una volta nel corso del tempo si è occupata della vicenda. Sarà un giudice monocratico, Luis Fux, che nel 2009 aveva dato il suo benestare all'estradizione, a scrivere in una sentenza il futuro del latitante. Un via libera del Supremo Tribunale Federale, insieme a quello quasi scontato di Temer,
Premier significherebbe per Battisti la fine di una lunga fuga. Ora dobbiamo solo esprimere rispetto per le decisioni del presidente brasiliano, ha detto il ministro degli esteri Angelino Alfano, che non ha nascosto di avere grande fiducia in una soluzione positiva del caso Battisti. Andiamo adesso alla corruzione nel nostro paese. Quante volte abbiamo provato a fornire una fotografia da diversi punti di vista? In questo caso lo scenario che vi mostriamo è quello relativo all'abitudine, piuttosto una consuetudine, viene il caso di dire, di molti italiani di agire in funzione o in cambio di qualcosa. E questo riguarda, pensate un po', anche le scelte elettorali. Il voto di scambio lo ammette senza girarci intorno circa 1.700.000 italiani. Che questa da noi sia una prassi consolidata è noto da tempo e per questo l'Istat ha voluto studiare in modo più specifico dimensioni, campi e vari aspetti della corruzione. Così dall'indagine emerge che ai questionari dell'Istituto di Statistica il 3,7% della popolazione che ha diritto di voto ha dichiarato di aver ricevuto nel corso della vita questa proposta indecente. Il voto in cambio cioè di denaro oppure di favori di vario genere o di regali. Un do ut des a cui si ricorre spesso durante le campagne elettorali senza nessuna differenza tra elezioni amministrative o politiche o anche europee. Soldi soprattutto sono i più offerti, ma molto spesso i favori promessi sono il baratto di quelli che sono diritti, come il diritto al lavoro scritto e presente nella nostra Costituzione, ma spesso un miraggio soprattutto tra i giovani. Secondo i dati raccolti dall'Istat, infatti, allargando la visuale sul fenomeno più in generale, negli anni 2015 e 2016 la corruzione è molto più frequente proprio nel settore della ricerca, dell'impiego. Ha riguardato il 3,2% delle famiglie, soprattutto mentre si era alle prese con la ricerca di un posto di lavoro. Quale occasione migliore di un concorso pubblico o di un ok amministrativo per avviare un'attività lavorativa? Ma queste non sono le uniche situazioni in cui si manifesta questo cattivo costume italico. I politici sono in buona compagnia, dice l'Istat infatti che i casi di corruzione pervadono tutta la società e le professioni. Tra i casi più gravi, anche se secondo l'Istat non formalmente classificabili come corruzione, il fatto che al 2,4% delle famiglie sia stato chiesto di effettuare una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati. Il top dei tentativi di corruzione si raggiunge nel Lazio, 18% delle famiglie coinvolte, mentre il minimo lo si registra nella provincia autonoma di Trento, con appena il 2%. Adesso andiamo ancora alla situazione in California, davvero drammatica da ogni punto di vista, la devastazione del fuoco che non accenna a mollare dalla serata di domenica, le persone che hanno perso la vita, le persone che non si trovano, un numero impressionante, soprattutto quel che non c'è più, davvero come peggio di un terremoto, basta guardare questa immagine anche dall'alto. Le immagini girate da questo drone rendono l'esatta misura della catastrofe in atto nella California settentrionale. 8 contee continuano a bruciare, sono le terre conosciute in tutto il mondo per il vino, comprese Napa Valley e Sonoma. Decine di migliaia di ettari di vigneti sono ormai ridotti in cenere e il bilancio si aggrava con il passare delle ore. 23 morti, oltre 500 dispersi, più di 3.500 tra case e aziende divorate dalle fiamme, migliaia di evacuati. Sono i numeri di una vera e propria tragedia che i vigili del fuoco non riescono a contenere. Le fiamme infatti si stanno diffondendo rapidamente per la siccità e i venti caldi che attraversano il nord della California. Per il momento le autorità non si sbilanciano sulle cause dei roghi, ma i cavi elettrici abbattuti proprio dal forte vento di domenica scorsa potrebbero aver scatenato le fiamme. Vento che è diminuito nelle ultime ore, ma che secondo le previsioni meteo si rafforzerà nuovamente, tornando a mettere in seria difficoltà i vigili del fuoco. I sopravvissuti raccontano che le fiamme arrivano all'improvviso, avanzano velocemente verso le case e si ha solo il tempo di salvare poche cose prima di fuggire in macchina. Impossibile calcolare oggi i danni. La California è il quarto produttore di vino nel mondo e queste contee, con i loro 100.000 acri di viti e oltre 650 case vinicole, hanno un giro d'affari da 55 miliardi di dollari, senza contare il turismo legato alle degustazioni nelle cantine. L'anno scorso sono state registrate oltre 23 milioni di visite con 7 miliardi di dollari di introito.
Trump ha già assicurato che arriveranno aiuti federali, ma intanto si stanno muovendo anche i colossi della vicina Silicon Valley. Facebook donerà $1 milione, ma un sostegno economico lo garantisce anche la Apple, che vuole finanziare le operazioni di soccorso. Allora, chiudiamo con la notizia dell'accordo di riconciliazione tra il governo dell'autonomia palestinese e il movimento islamista Hamas, il potere nella striscia di Gaza, un accordo che arriva dopo 10 anni di scontri, in certi casi anche sanguinosi. La storica riconciliazione è stata raggiunta grazie alla mediazione egiziana. Entro un mese il presidente palestinese Abbas dovrebbe recarsi in visita nella striscia. Uno dei primi passi sarà la sospensione delle misure economiche contro Hamas e l'avvio di un programma di rilancio economico per Gaza. Allora, con questo ci fermiamo. Naturalmente tutti gli aggiornamenti e le altre notizie ancora con Caterina Bizzarri e TG Cronache. Parliamo ancora di un nuovo caso di suicidio assistito e, come puntualmente capita in questi casi, si riaccende il dibattito di un vuoto legislativo che ci accompagna da mesi e mesi. Grazie per averci seguito. Se volete, come sempre, domani alle 13.30 al telegiornale. Vi ricordo che 16.30 speciale con Enrico Mentana sulla legge elettorale, il giorno decisivo. Grazie, arrivederci.